Oggi proviamo a fare questa cosa un po' complicata, però speriamo di riuscirci. Vediamo un attimo. Ciao! Allora, oggi facciamo un decluttering dei prodotti Labbra che posseggo perché ho bisogno di fare l'inventario. Sto rimandando questa cosa da troppo tempo e quindi adesso oggi ci proviamo. Siamo sempre in una situazione imbarazzante dal punto di vista così logistico, perché sono acchittata in un angoletto di casa con i due bambini che dormono, che si sveglieranno sicuramente, quindi come al solito è possibile che faremo questa cosa in più step, però intanto comincio. Allora, ho portato qui in salotto tutte le cose, tutti i prodotti Labbra che ho trovato sostanzialmente in casa. Andrei avanti veloce su alcune cose che sono semplici e poi magari ci guardiamo bene, ci sbocciamo anche le cose che invece sono più complicate. Allora, una cosa semplice è questa. Questo è un cofanetto comprato durante le vacanze da Zalando, che era una super offerta, un cofanetto di MAC con tantissimi dei suoi prodotti, i loro prodotti Labbra in offerta, in mini size, e questi ne ho aperto uno solo, quindi diciamo che li tengo sicuramente. Tra l'altro, questi mi serviranno perché invece ho dei prodotti più vecchi di MAC, alcuni dei quali sono uguali, che declattererò sperando di poter sfruttare il Back to MAC, che è quel servizio di MAC per cui tu se gli porti 6 prodotti finiti o non, o comunque se gli riporti 6 prodotti che non vuoi più utilizzare, loro ti regalano un rossetto. Quindi questi stanno qui e poi ci serviranno come referenza. Altra cosa che non butto sicuramente sono i prodotti che sono nel progetto smaltimento, sia quelli che devo finire, che sono Chili, Diva di MAC e Bahama Bronze di Giordana, sia i due Lip Gloss Topper di LA Girl. Quindi questi pure non si buttano. E altra cosa che non butto o riciclo o regalo sono questi. Questo è il mio barattolino dei prodotti ancora non aperti. Io ho la cattiva abitudine di voler fotografare i prodotti prima di utilizzarli. E questi sono tutti i prodotti che ancora non ho utilizzato. Ci sono rossetti di Uma Beauty, lip gloss di Elf, il lip kit piccolino di Charlotte Tilbury, quello con 4 prodotti che vendevano da Sephora in sconto sempre qualche giorno fa, qualche tempo fa, un rossettino di Pat McGrath, che è Flash 5, e poi questo qui di Milani, di questa formula di cui tutti parlano benissimo, che pure ancora è completamente intatto. Questi li swatcherò su Instagram man mano. Mi sono inventata una nuova rubrica su Instagram, se volete andatemi a seguire così ve la vedete, in cui provo per la prima volta i prodotti, praticamente rovino i lipstick, i bullet dei lipstick con voi per la prima volta, quindi li proviamo insieme. Quindi questi, qui ci sono gli altri tre di Pat McGrath, e questi anche sicuramente non si buttano o non si riciclano, insomma, non si regalano, non si passano. Poi, e quindi questi rimangono qui. Poi ci sono. Vabbè, passiamo alle matite, che anche è una cosa abbastanza semplice perché l'avevo fatto abbastanza recentemente, il declutter delle matite. Vediamo. E non ne ho tantissime, come vedete. Allora, questa matitone di NARS Baroque, molto bello, quindi lo tengo, mi piace tanto, lo tengo. MAC ho queste tre, che sono Spice, Brick e Chicory, sono tutte e tre matite che uso molto, quindi le tengo. Questo è una matita di Maybelline, che era un vecchio tester che non so come mi sono ritrovata
ad avere, è un bellissimo punto di rosso e quindi lo tengo, anche se è un po' vecchia, però non mi dispiace comunque, quindi la tengo. Tengo anche questa qui di Dolomia, che è una matita. Allora, Dolomia è un brand che si trova in farmacia, è un ottimo brand, peraltro, poco conosciuto. Questa matita è una matita waterproof a lunga durata, stupenda, la voglio tenere. Io non uso molto le matite, quindi per me è difficile, cioè, queste sono veramente poche, ma le utilizzo quasi tutte. Diciamo che l'unica che uso, che non uso, e infatti voglio deglatterare, è questa qui di Colourpop che mi aveva mandato in un pacchetto Alice Alice's Beauty Madness. Questa io non l'ho mai usata, è un colore troppo troppo chiaro per me, lo butto. Ci sono poi un po' di matite aranciate. Questa è una delle Vintage Vibes di By Basic Gaia Cosmify, e questa è invece una matita pastello labbra Confusion di MAC, queste le di, scusate, di Neve Cosmetics. Queste le tengo perché sono le uniche aranciate che ho, quindi le tengo. Poi sui toni del marrone, questa di Alverde che ho promesso millenni fa a una mia amica, forse è È la volta buona che gliela mando. Soft Mocha, vediamo se ci riesco stavolta. Matita di Astra della linea 100% Pure, no, Pure Beauty, sì, 90% naturale, Pure Beauty. Questa la tengo, mi piace molto, una buona formula. Marmotta di Neve, vediamo un attimo. Sì, è un punto di marrone un po' diverso, queste le uso poco, però tutto sommato, essendo gli unici marroni che ho, li vorrei tenere. Poi, allora, c'è la abbinata di Flash 5 che tengo perché non ho neanche swatchato e la userò insieme quando proverò, il rossetto. Poi ho quelle un pochino più, diciamo, freddine, marroncine, rosate freddine, sono questa si chiama Tartan di Neve Cosmetics, stupenda, la tengo. Questa la uso parecchio anche per smorzare un po' il calore di alcuni rossetti. Questa, che è molto simile, un po' più fredda, è la matita di Huda Beauty che ho comprato nel lip kit insieme alla tinta e al gloss olografico. Questa non mi dispiace, la uso molto poco perché uso molto poco colori freddi, però ne ho poche, ne ho, cioè ho solo queste praticamente, quindi la vorrei tenere. Astra invece è più calda. È sempre un pochino spenta, questa la tengo perché pure questa è una buona opzione. E sempre di Astra ho anche questa, così facciamo tutto, finisco anche il brand. Allora, queste, vediamo un po' se vi riesco a dire il numero. Questa è la numero 3, più rossa, e invece questa è la numero 2, più marroncina, diciamo rosata chiara, un po' più chiara, un po' più spenta. Io questi li tengo tutti, onestamente. Vorrei dare via questo che è Confusion. No, scusate, Conspiracy, questo si chiama, è il due baci. Allora, si è bloccata la registrazione, ma spero di non aver perso troppo. Mi pare che fossi arrivata a parlare di Conspiracy di Neve. Dicevo, questo è un colore che io uso molto poco perché è molto scuro e anche un po' spento per me. La formula mi piace molto, ma è anche molto vecchia, per cui io questa la metto tra i forse, la tengo da parte e vedo se la userò nei prossimi mesi, la tengo, altrimenti se vedo che non funziona, la do via. E poi le ultime due che vi facevo vedere sono Sfilata, che è questo qui magenta, così bello intenso, che è un colore stupendo, questa è una matita stupenda, la tengo, e altrettanto tengo Borghese di We Makeup, che è questo rosso, che è proprio un rosso Laura. Aveva un po' di ossidazione quando l'ho aperta prima in video, anche se adesso non lo vedete più, però mi sembra che scriva bene, l'odore è ancora buono, quindi la tengo. Allora, sempre della famiglia Matitoni, sono questi di Super Stay Ink Crayon di Maybelline. Io ne ho 5, li tengo tutti e 5. Questi sono prodotti che mi piacciono moltissimo, sono miei
preferiti, li uso tanto sotto ai rossetti o anche da soli e questi li tengo tutti. Io ho Assoli Nils, On Your Empire, No No Limits, Make It Happen e Change Is Good. Questo peraltro è nuovo, della linea per i segni zodiacali che è uscita qualche mese fa, alla fine del 2021, e questa ancora praticamente è intatta. Volevo fargli le foto, ma non so se durerà abbastanza. Credo che la userò prima e la sfrutterò prima. Poi sono le tinte, che in realtà sono molto poche, perché io ho un prodotto che ho smesso di utilizzare, uso molto poco, tinte rossetti liquidi. Quindi facciamo presto. Allora, i due acqua lip stain di Astra li tengo, queste sono tinte ad acqua. Sono entrambi colori bellissimi, quello più scuro che comunque scuro non è, e questo è quello corallo. Aranciato corallo, bellissime, mi piacciono tanto, sono molto leggere, non sono iper durature, però tingono e sono le vere, diciamo, le vere tinte labbra che posseggo. Poi questo è Super Stay 24 Hour Color nella colorazione Cherry Pie 542, è stupendo, questo è stato il rossetto del mio matrimonio. Non so quanto durerà ancora perché è veramente un po' vecchio e quasi finito, però lo tengo perché ci sono affezionata, quindi me lo tengo. Questa Repair Makeup, la tinta Mood numero 49, è un bellissimo colore, è una tinta molto particolare perché è leggera, un rossetto liquido più che tinta questo, matte, bellissimo punto di colore, molto primaverile. Questa me l'hanno regalata dall'azienda, me l'hanno offerta. È una formula buona perché è molto sottile sulle labbra e tiene molto a lungo, quindi questa la tengo. Invece mando via, anche se un po' a malincuore, il Provoca Lips. Questo non mi ricordo neanche più come si chiama, insomma è un colore molto bello questo, ma è vecchio ed è praticamente finita, vedete che non scrive neanche più in maniera omogenea, quindi questa la buttiamo. Però questa è una linea che mi piace molto, sono di quelle che hanno dall'altro lato il gloss. Questa potrei anche valutare di ricomprarla perché è un buon prodotto, però appunto è troppo vecchia. Ottimi i rossetti, i liquid lipstick di Astra. Questo è Diva, meraviglioso, rosso acceso, stupendo. Me lo tengo e mi tengo anche quest'altra che è Gossip Girl, sempre tinta. Di Astra, rossetto liquido non tinta, di Astra, bello, molto bello. Allora, a fianco ci mettiamo, vediamo se vale la pena tenerlo. Questo è Borghese, la formula dei rossetti liquidi di We Makeup piace a tanti, a me non fa impazzire. Il colore è molto simile a Diva e vi dirò che questo la do via. Questa o la butto o la regalo perché sono troppo simili e la formula mi piace di più quella di Astra, che costa anche molto meno peraltro, quindi direi che sì, questo va via. Poi ho Choco Red di Clio, questo dovrebbe essere più scuro, sì, infatti. Questa la teniamo, è abbastanza simile al Super Stay Cherry Pie, però un pochino più scuro e tutto sommato, visto che quello sta per finire, potrebbe essere una buona idea tenerlo. Idem questa, che è, no, idem, questa è 90210 di Clio. Su di me non rende benissimo, tira fuori molto il grigio, però se ci metto un gloss sopra, tutto sommato si può tenere. Questa pure penso che la metterò nella pila dei forse, quindi pila dei forse ci sono per ora Matitone Neve e 90210 di Clio. E poi questo è il Lip Stain Vintage Vibes, questa è Auto Time, che è insieme alla matita, era insieme, veniva insieme alla matita. Questa è una formula che non mi dispiace, il colore è particolare, molto aranciato come vedete. Però diciamo che non ne ho un altro, quindi me lo terrei. E così abbiamo finito le tinte labbra. Scusate, mi sono resa conto che in realtà tra le tinte labbra ho anche questa qui di Armani. Questa è la 201, molto scura, bellissima.
Anche questo è abbastanza un colore Laura. Questa formula mi piace tanto, quindi questa anche la tengo. E niente, queste sono le tinte labbra che ho. Ho degli altri prodotti che sono categorizzati come tinte rossetti liquidi, che però vediamo come rossetti tra i rossetti, perché sono delle formule leggermente diverse, più cremose, e quindi li voglio tenere lì. Allora, passiamo alla macro categoria, gloss e rossetti sheer, quasi gloss, diciamo. Allora, ne ho due che sono trasparenti, li tengo tutti e due. Questo è un ricordo del viaggio di nozze e questo è il classico lip gloss trasparente di MAC, una formula molto appiccicosa ma veramente duratura, a me non dispiace. Poi, allora, sempre cose semplici. Lifter Gloss di Maybelline era tra i miei preferiti dell'anno scorso, del 2021, lo tengo perché è un preferito. Di questi due, questa formula anche era tra i preferiti del 2021, tengo Cherry Slush, che è questo. Questa è una formula che mi è piaciuta tanto perché ha appunto questi rossetti molto leggeri, idratanti, che danno giusto un velo di colore. Questo sulle mie labbra, questo aranciato sulle mie labbra è molto disomogeneo, quindi questo lo do via, non lo teniamo. Questo anche do via perché veramente non ci faccio niente. Huda Beauty sempre nel kit. Questo, oddio, lo potrei tenere giusto per se voglio fare qualcosa di più editoriale, ma veramente non l'ho mai usato, quindi mettiamolo tra i forse, ma non lo so se lo tengo. Due prodotti che non uso spessissimo, ma che in realtà mi piacciono, sono i due lip gloss di Makeup Delight per Cosmify, che sono Pegasus e Lyra, sono questi due. Questi sono veramente molto simili, quindi ne tengo uno solo. Direi che tengo, se ne devo tenere uno solo, tengo quello di Huda perché ha dei riflessi, degli shift più particolari, insomma, almeno ha un senso, diciamo, averlo. E Pegasus invece lo tengo perché ha un bel colore, un bel rossino, leggerino, un gloss che non mi dispiace, diciamo. E vediamo, questo pure è simile, vediamo quanto, se vale la pena. Questo è di Astra, è il 4, lucida labbra di Astra normale. Vediamo un po'. Non so se si colga, ma questo è leggermente più rosato. Fatemi vedere pure insieme al Lifter Gloss di Maybelline se questi colori sono troppo simili. Secondo me sì. Siccome la formula mi piace di più quella di Maybelline, penso che terrò quella e questo qui lo do via. Invece tengo di Astra e lo Spicy Plumper, che è un clear, cioè come dire, è trasparente, ma dà quell'effetto rimpolpante che adesso va tanto di moda. Questi ce li teniamo. Poi tengo anche questo qui, questo gloss che si chiama Coconut di vediamo se lo riesco a mettere qui, di Tower 28. Questo non l'ho ancora provato abbastanza per dire se mi piace o no, quindi niente, è in test e quindi lo tengo. Questo è Rossetto Orgasmo di NARS, che in pratica non si vede, sulle mie labbra praticamente non si vede, dovrebbe dare questo shift un po' come orgasmo, appunto, pescato con dei riflessi dorati, sulle mie labbra non si vede, però è molto nuovo, per cui provo a dargli una seconda chance, anche se non lo so quanto durerà. Questa invece è una linea che mi piace tantissimo, la Megalast High Shine Brilliance di Wet n Wild. Questo è il colore Gem With Me ed è proprio un colore Laura. Bello, bello, mi piace, lo voglio tenere, lo voglio utilizzare. E tengo più per ricordo anche questo che altro, questo gloss di
Sailor Mars, che ho preso quando sono andata in Giappone in viaggio di nozze. Il colore è stupendo, ma è veramente vecchio, non lo uso perché ho paura di usarlo sulle labbra, perché ho proprio paura che sia andato a male, è troppo vecchio, però il colore è stupendo, la formula è stupenda, non riesco, non so neanche dirvi qual è il brand perché è scritto tutto in giapponese, però questo lo tengo, fosse solo per ricordo, lo tengo. Avevo detto che sarebbe stato un video a tappe, ma non pensavo che sarebbe stato così tragico, nel senso che ieri non solo mi si sono svegliati tutti i figli contemporaneamente piangendo, ma il cellulare mi ha cancellato tutto il decluttering dei prodotti MAC. Quindi adesso ve lo faccio rivedere velocemente e poi passiamo oltre all'ultima parte del decluttering. Che è su tutto il resto dei rossetti cremosi di cui ancora non abbiamo parlato, brand misti. Allora, come mi sono regolata? Mi sono regolata tenendo le limited edition, anche se non le trovo, non le porto. Ho tolto tutti i rossetti molto vecchi e ho tenuto quelli che sono uno adatti alla stagione dell'autunno profondo, che è la mia stagione armocromatica, quindi sono i colori, diciamo, che mi donano di più in generale, e quindi sono i colori con sottotono un po' più neutro caldo e profondi, un po' scuri. E quindi ho tolto Stone grigio. Decisamente non il mio colore, mi piace, cioè mi piaceva molto averlo, l'ho tanto desiderato, ma proprio non mi si addice. Relentlessly Red, via. Anche questo, troppo troppo acceso, non lo metto, e se lo metto si vede prima lui di me. Heroin, questo anche l'ho tanto voluto, mi piace tanto, però veramente non lo uso, sta qui a prendere polvere, veramente. Brave, anche questo l'ho usato abbastanza, però è un colore troppo chiaro e troppo grigio freddo per me, quindi niente. Questo è Flat Out Fabulous, che è troppo 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 freddo per me. È un bel colore anche questo, ma veramente sono tutti colori che ho fortemente desiderato, ma che proprio non mi si addicono. Questo è Amorous. Lo mando via con grande dispiacere perché è stato un colore che io ho utilizzato tantissimo, era il mio colore da tutti i giorni prima di fare l'analisi armocromatica, il che vuol dire prima del 2016, quindi ha fatto il suo tempo. E mando via e tolgo anche Whirl, che è sempre questo marroncino un po' troppo freddo, no, freddo neanche troppo, grigiastro, che a me sta molto male. Quindi questi non li do via. Vado tranquilla perché con MAC, per fortuna, esiste il Back to MAC. Per cui, se voi portate fino a 6 prodotti, loro vi regalano un rossetto. Per cui mi sento un po' più leggera perché so che dati via quelli potrò avere qualcosa in cambio. I colori che non butto perché sono limited edition e ci tengo, ma che praticamente non uso, sono questi. Questo è Hot Chocolate, anche è molto grigio, però ha un finish che mi piace e diciamo che forse posso anche provare a correggerlo un pochino. Fashion Revival mi piace tantissimo, lo uso poco, però questo anche lo posso provare ad adattare. Questo è Evening Rendezvous. Questo è più difficile che lo riesca ad adattare perché ha sia freddo che grigiastro, però vabbè, lo teniamo perché, come dicevo, mi dispiace dare via le limited edition. Questa è la limited edition Rocky Horror Picture Show Frankenfurter, non la darà mai via. Io vorrei fare a un certo punto una bagaga, non so se ve l'ho già detto, con i grandi amati che non posso più mettere. Vorrei fare una bagaga, un quadro proprio da appendere da qualche parte, e quello ci finirebbe sicuramente. Poi, Viva Glam Miley Cyrus. Questi davvero sono 6 e sono prodotti che non userò, che però non voglio buttare.
questo è proprio la rabbia, nel senso che è Bowl Me Over, che l'ho comprato e tanto amato, e cioè l'ho tanto voluto, ma l'ho odiato perché è veramente poco omogeneo nella stesura e quindi, ma veramente non, è stata una grossa delusione. Lo tengo, lo vorrei dar via, ma mi scoccia perché è una limited e so che è anche molto desiderato, quindi insomma mi dispiace, mi scoccia darlo via. Poi tengo tutti questi nuovi della linea nuova Love Me Lipstick, sono i For Effortless, che è questo qui che è proprio un rosso Laura. E anche altri due che non sono molto adatti a me, ma che mi piacciono, e sono Hottest Chili, che è questo marrone, adesso lo faccio vedere meglio, un po' caldo, bello, in estate è bellissimo, e questo qui che è Mom, I Am a Rich Man, che è, diciamo, lo stesso tono, però più rosato, molto belli. Tengo Sin, che è molto, anche se è molto simile a Viva Glam Ariana Grande, che adesso vedremo, anzi io ve lo faccio vedere. Sta qui, è abbastanza simile, nel senso che questo è più violaceo, che poi è quello che indosso, di questo, quindi questo mi si addice di più, diciamo, sì, mi si addice di più. Però li tengo tutti e due. Questo anche Viva Glam Ariana Grande è una limited edition. Se non sbaglio, non si trova più. Lo tengo. Così come tengo l'unico. Intanto vi saluta la piccola. L'unico Powder Kiss che posseggo, che è questo qui, è di Vodka 2 Chili. Come vedete, è un po' la versione polverosa velvet matte di quell'altro della linea Love Me Lipstick. Tengo anche i due più recenti arrivi nella collezione MAC, nella mia collezione MAC, che sono Paramount e Spice It Up, che sono questi due che tra l'altro vorrei usare per fare i look delle ragazze di Friends, del telefilm Friends, perché ho trovato un contenuto online in cui si parla di quali prodotti usava la truccatrice della serie, e per Rachel usava Paramount, per Monica usava Spice It Up, e mi è venuta questa voglia di fare questo tentativo. Altri due rossi, che fatemi sapere se vi può interessare un contenuto di questo genere. Non so, se probabilmente lo farei su Instagram, però insomma, se siete fan della serie, ditemelo. E poi tengo i due rossi stupendi che sono molto da Laura. Uno è forse uno dei rossi più belli che ha MAC, che è Viva Glam 1. Questo è proprio un colore da Laura. E questo, che invece è Viva Glam VG26, che è, credo, abbastanza recente, ed è un rosso neutro caldo, un bel po' brillante, però bello, bello. E poi tre colori che invece sono per me molto da tutti i giorni. Uno è uno dei miei preferiti, che avete già, sapete già, che se avete visto i video precedenti, è Dubonnet, bellissimo. E gli altri due sono Retro, che finirà presto tra quelli in smaltimento. Appena finisco qualcosa, conto di mettercelo nel progetto 22 in meno. E Bricolà, che è invece più a sottotono, non è un rosso, è più a sottotono, è più un rosato, diciamo. Però da tutti i giorni è molto molto bello. Vi faccio vedere altre cose che ho trovato, che appartengono a delle categorie che già avevamo visto, e che sono due matitoni di NYX, i NYX Lingerie Push Up, nelle colorazioni, vediamo se lo trovo, Bedtime Flirt e Seduction, che sono questi due marroni. Questi sono quelle formule che hanno un leggero pizzicorio, che dovrebbero dare insomma un po' di plumping. Non le uso,
Sono colori, non solo i colori non uso, ma anche la formula non mi fa impazzire, cioè non è il mio preferito. Se devo scegliere un matitone, uso quelli di cui vi ho già parlato, di Maybelline. E invece un gloss che tengo, perché quest'anno voglio, come l'anno scorso poi tra l'altro, voglio sfruttare di più i gloss, è il Viva Glam Miley Cyrus 2 di MAC. Che è proprio bello, questo rosso così bello, bello acceso. Io non ho grande dimestichezza con i gloss di questo tipo, con i Dazzlight, se si chiamano, se non mi sbaglio, di MAC. Si chiamano? Ah no, questi sono proprio lip gloss. E quindi colgo l'occasione anche per testarli. E invece ho abbastanza dimestichezza con questa formula, anche se non mi fa impazzire, però lo voglio sfruttare, ed è Antoinette di Clio. Quindi questo, che è uno di quei rossetti sheer, che anche ho in altre formulazioni, altre marche, diciamo, e che voglio, pure questo voglio sfruttare un pochino. Vado avanti veloce sulle cose che già so che declattererò, perché sono rotte, non perché non mi piacciono, mi piacciono, e sono i Borghese di We Makeup. Questa formula di questi rossetti mi piace moltissimo, ma si è distrutto, perché forse perché l'ho usato troppo. Il colore pure peraltro è stupendo, è proprio un colore, un rosso Laura, ma non riesco più a utilizzarlo, quindi via, questo si butta. Allo stesso modo butto, anche se è un colore che di nuovo ho usato tantissimo, mi piace tantissimo, Royal Burgundy. Tutti i rossi Laura sono questi, eh? Però anche questo ha fatto la stessa fine. E non, mi sono stufata di stare attenta a usarli, come li uso, eccetera, quindi via. E la stessa cosa con Spice Rouge di Clio. Anche questo completamente ballerino. Questo forse lo ricomprerò. Forse anche quelli ricomprerò, perché veramente sono delle formulazioni che mi piacciono. Quindi Clio, ho anche questo, che è Maui Sun. Sulle mie labbra risulta un po' più grigio di come è qui, però conto di dargli un po' di brillantezza, un po' di croma con un gloss. Quindi vabbè, questo lo tengo. E Antoinette lo mettiamo qui. Di Astra ho questo colore bellissimo, che è Red Carpet. Facciamo che ve li swatcho per famiglie di colore, così ci rendiamo anche conto delle similitudini. Un rosso a base fredda, molto bello. Questa formula sono i Lips Click neri, che mi piacciono tanto. Mi piacciono un po' meno i Lips Click, questi qui rossi, che sono matte. Questo è Kyoto Red. Però lo tengo perché anche questo colore mi piace parecchio. È un po' desaturato per me, però non mi dispiace. Della famiglia dei rosa, sempre Lips Click, c'è questo, che è Eccentric Rose. Ho avuto un periodo l'anno scorso che volevo imparare a usare i rosa, ancora non ci sono riuscita, ma quest'anno provo a concentrarmici, quindi vabbè, lo tengo. Poi ho, bellissimo, questo è sempre nella linea Astra, questi sono i Velvet Lips, è un rosso sempre, questo più a base calda, lo vedete? Questo lo tengo perché è molto bello. Vediamo invece, questo se non sbaglio è un rosa, vediamo se lo trovo, il numero. È il numero 07, sì, infatti è un rosa. Però questo è un rosa con troppo bianco, una base troppo accesa per me, quindi lo tolgo, non mi convince. Allora, un rosso che mi piace tanto e che ho usato tanto è questo, che è Sephora. Questi sono, si chiamano Lip Stories, questo è il 24, anche questo è molto un rosso Laura e lo tengo. Voglio provare a utilizzarli un po' di più, adesso capisco come metterli, magari li metto per famiglie colore invece che per casa produttrice. Altro colore molto bello, ma rotto, è Mademoiselle di
No, questo Spanked, scusate, di Fenty Beauty. Evidentemente non lo tengo perché mi scoccia, dicevo, come dicevo, mi scoccia averli rotti, quindi via. A me il trucco piace tantissimo, però deve essere una cosa semplice. Ho poco tempo nella mia vita quotidiana per stare appresso a dei prodotti che bisogna far lavorare in maniera, cioè dedicarcisi troppo per farli lavorare. Quindi ho deciso che quest'anno è l'anno dell'asciugare e andare sul sicuro. Un colore che uso, che tengo, sempre della famiglia dei rosa, è questi. Queste sono le formule, una formula che era andata molto di moda. Si chiama Fresca ed è la formula Always On di Smashbox. Io non l'ho trovata così rivoluzionaria, però il colore mi piace e anche la texture. Non lo trovo così ultra resistente come si è detto quando è uscito, però è un buon prodotto, quindi lo tengo. Questo è un marroncino, non è molto da me, è Naked della linea matte di Milani. È proprio color morte, però anche questo, siccome è nuovissimo, è un mezzo dupe di Charlotte Tilbury del Pillow Talk. Tra l'altro lo voglio mettere, lo voglio comparare, quindi lo tengo per quello, ma cercherò di utilizzarlo, anche se ripeto, non è proprio il mio colore, però che dobbiamo fare? Andiamo un attimo sugli aranciati. Questi sono tutti quelli di Laila. E sono quelli di Laila in collaborazione con Spora, che sono usciti con i libri e proprio in collaborazione. Questo è quello che è uscito con l'ultimo libro, che si chiama Stay Boss. E poi ho, che è proprio sono tutti molto molto aranciati, sono anche molto simili. Questo è più matte, questo è lo 02 Stay Figa, che è più lucidino. E questo pure, sono veramente molto simili. E questo anche, sempre un aranciato, come vedete questo è un pochino più chiaro, questo è un pochino più rosato, questo è un pochino più piano, questo è lo Stay Uno Loca. Questi li tengo perché sono affezionata, anche se non è un colore che uso moltissimo, però vabbè, per Spora questo ed altro. Poi vi faccio vedere la collezione di Mulac. Allora, uno che non ha famiglia, diciamo, è questo bellissimo colore che è Candy Cane. Questo mi è arrivato da Alice's Beauty Madness, sempre. Lo tengo anche se siamo secondo me al limite della tenuta, però ancora non odora male, quindi vabbè, proverò a tenerlo. Un colore che volevo fortemente declatterare, ma che invece penso che terrò perché è molto Laura, ma anche se molto scuro, è Dark Heart. Rosso a base marrone, molto bello. Su di me fa molto vampiro, però evidentemente non è una cosa che mi crea grossissimi problemi. E poi mi te tengo sempre Mamasita, che è questo sempre rosso un po' caldo a base marrone, però più chiaro. E questo che è Big Mama, che è anche questo a base marrone. Non so se si vede la differenza, questo leggermente più freddo, questo leggermente più caldo, però sono due colori che voglio tenere. Declutter questo perché tanto non lo uso. Questo bel aranciato corallo, diciamo, di Bare Minerals. Mi spiace perché mi piaceva provare la formula, però non credo che lo userò. Vabbè, questo ci penso un attimo in più, però temo che non avrà vita semplice nella mia collezione. Questo è Pat McGrath Flash 3 nella formula Blitz Trance. Vedete che ha della perlescenza. Questo lo tengo perché questa perlescenza me lo rende portabile. Se fosse solo la base colore sotto, per me sarebbe troppo freddo. Però leggera perlescenza dorata me lo fa piacere abbastanza. Vediamo un attimo, poi c'è, questo è stupendo, 35 mm, famiglia dei rossi scuri, guardate che bello che è, stupendo, questo si tiene.
Oh, vi ho già parlato di quello che penso dei rossetti di Pat McGrath. Secondo me non valgono tutti i soldi che costano, però i colori sono indubbiamente bellissimi. E questo è Elson, che invece è della famiglia dei rossi. Questo pure è rosso Laura proprio. Chiama Laura, un gran nome, eppure questo lo tengo e cercherò di usarli un po' di più. Allora, quelli che avanzano sono questi. Questi. Due tipologie. Allora, una è questa tipologia che fa proprio parte a sé, fa categoria a sé, e sono i rossetti speciali di Huma Beauty. Allora, uno è che questo qui, Feminist, non mi fa impazzire perché sulle mie labbra proprio quasi non si vede. Vi farò un contenuto in cui ve lo faccio vedere, però è un color, praticamente è un gloss con delle pearlescenze fatto a rossetto. Però lo tengo perché appunto lo userò come gloss. E poi ci sono questi due che invece sono stupendi. Guardate il bullet, che cos'è? Questo è Bahia. Sempre base colore non carichissima, però con delle pearlescenze di multicrome stupende. E invece questo ha una base colore un pochino più piena. Questo è On Fire. Però stessa idea, super pearlescenza, bellissimi. E poi ci sono questi quattro qui che sono dei rossetti liquidi che, come vi dicevo, non inserisco insieme ai rossetti tinte soliti perché hanno delle caratteristiche un po' diverse da tutti gli altri. Il primo che vi faccio vedere è Vicious di Nabla, che è anche questo un rosso molto Laura. Questo non si asciuga mai, cioè rimane così, è proprio come un rossetto cremoso, però in formula liquida. Ed è stupendo, molto brillante, molto bello. Lo uso poco perché devo contornarlo bene, però il colore è talmente bello che non posso declatterarlo. Carinissima la formula di questi qui, di Ardalia, che hanno questo effetto un po' coreano, che poi loro sono, se non sbaglio, sì, infatti, proprio coreani, però questa cosa di un leggero velo di colore un po' vellutato, stupendo. E stessa cosa, questi sono di Kaleidos, più o meno la stessa idea, sono terra. Vedete che la consistenza è proprio questa specie di mousse ed è molto simile. Queste formule mi piacciono tanto e sono e Pink Moon. Questo è un rosa, sono dei colori che non sono proprio precisamente colori da Laura, però sono molto belle le formule e li voglio tenere, li voglio usare molto di più quest'anno. E comunque questo era il mio declutter dei rossetti. Dunque, proviamo a vedere un attimo che cosa è rimasto, che cosa è andato via. Ne ho declutterati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. Direi che sono abbastanza soddisfatta. 19 più questo che devo spedire e questo qui che è in forze. Adesso vediamo. In realtà mi rendo conto ora che non ho un corallo, quindi forse lo tengo. Solo per sport praticamente, però va bene. Quindi questi sono i prodotti che questo è il risultato totale, il risultato finale del decluttering. Spero di riuscire a fare presto anche il contenuto sull'inventario. Non ho ancora capito come farò questo inventario, però adesso ci capiamo un attimo. C'è Alice's Beauty Madness, che ha fatto una cosa proprio parlando, video parlato con accanto la lista Excel dei prodotti. Forse farò una cosa del genere, adesso vediamo un attimo. Fatemi sapere se avete idee, se avete preferenze su come affrontare questo tema. Comunque niente, se questo video vi è piaciuto, come al solito lasciate un like, supportatemi e condividete il canale se vi fa piacere. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!